Ma a lei in studio ci sono anche due persone nate e vissute nel circo, due fratelli, non vi anticipiamo niente, ma queste facce cominciano a essere familiari per il nostro pubblico e io però vorrei entrare allora nel meraviglioso mondo del circo insieme ad Antonio che in questo momento non so dove si trovi però. Dove sei, Antonio? Di preciso. Antonio? L'altra volta aveva questa faccia e c'erano i leoni che gli erano passati accanto. Io non so che cosa stia succedendo. Come vedete, siamo al Medrano, al nostro circo. Ogni giovedì noi ci avventuriamo in questo meraviglioso mondo e Antonio credo che stia spiando proprio dal tendone mentre c'è lo spettacolo. Antonio è rapito completamente. Questo è quello che accadrà anche a voi. Mettetevi comodi, signore e signore, lo spettacolo sta per cominciare. Arte, parola, musica. Per prepararsi alla domenica riflettendo con il Papa sulla parola di Dio che verrà annunciata. La domenica con Benedetto XVI, il sabato alle 17:30 su TV 2000. Che film vediamo? Di paura, ma non è il filmino di Marco in costume. Guarda che sono un bel bocconcino. Le birbe, croccanti bocconcini di pollo 100% italiani. Carola di Francesca Amadori. Itinerari nascosti. Incontri sorprendenti. Voci lontani dalla folla. Vite vicine alla verità. I passi del silenzio. Domenica alle 20:30 su TV 2000. Buonasera, bentornati, benvenuti come ogni giovedì a vivere la magia di un mondo dove davvero tutto è possibile, è la magia del circo e il Circo Medrano ci regala, ci fa questo grandissimo dono di aprire le porte, il sipario, il tendone e farci entrare nelle loro vite, quindi noi tra pochissimo ci collegheremo in diretta e ancora una volta ascolteremo tutti loro e tutto quello che è successo un po' in questa settimana visto che continuiamo a seguirli, ma le facce che vedete qui nel nostro studio sono proprio davanti a me quelle di due persone, due fratelli nati al circo. Allora, benvenuto Davio, benvenuto Eros, due fratelli della famiglia Casartelli che vivono il circo da sempre. Intanto è un grande onore avere Eros, perché Davio, è vero che Eros non va mai da nessuna parte? Mai da nessuna parte. Beh, quindi è la prima volta che viene in uno studio televisivo a parlare, solo per voi l'ha fatto. Grazie, grazie. Questo è un ulteriore regalo che ci fate, perché forse non è sempre semplice, no? Aprire le porte della propria casa, sì, e far entrare le telecamere. Sì, sicuramente. Cioè, secondo me, dico, sono bravi che aprono le porte, vi fanno entrare. Cioè, è un po' una cosa come riuscire, come si dice, a entrare in un posto un po' segreto, esatto, no? Da tua famiglia, lo so. Infatti per noi è così, noi lo viviamo così, come chi ha la possibilità di accedere a un luogo misterioso, magico e segreto e scoprirne un po' e vivere, diciamo, essere un po' contagiati da questa magia. Voi siete proprio nati al circo? Siamo nati nel circo, perché da generazioni, sette generazioni che giriamo, che facciamo. I nostri avi hanno iniziato nel 1873, sono tanti anni. Quindi è inimmaginabile una vita da fermo, perché noi siamo i fermi, l'abbiamo imparato subito dal nostro primo incontro, quelli che non abitano il circo. Per voi è impensabile, o vi è mai venuta voglia, la tentazione di dire fermiamoci un po'? C'è tanti mestieri che... No, che assomigliano anche al circo fermarci, anche, eh? C'è molti mestieri. Guardiamo i calciatori che
cambiano squadre, cambiano città, cambiano e devono trasferirsi, portare i loro bambini a scuola da una parte, dall'altra. Non è facile. Però Eros? No, dico, è un po' la vita, un po'... cioè, non è... si può dire come il calciatore, perché il calciatore, ok, farà una stagione qua, una stagione là. Invece noi cambiamo piazza ogni settimana, si può dire, perciò è un po' un bel po' differente, dico, la situazione. Fermarsi mai? No, fermarmi per il momento non ci penso. Abbiamo provato, io ho provato, perché quando i miei bambini andavano a scuola, hanno fatto le scuole a Rimini, allora automaticamente mi fermavo anch'io con la mia famiglia. Poi sono stato fermo un paio d'anni, poi andavo, venivo, io però, la famiglia rimaneva lì perché dovevano fare le scuole. Sinceramente, dopo 3 mesi io non riuscivo, veramente. Ti mancava troppo. Dovevo evadere, dovevo ritornare al mio ambiente. La giungla mi chiamava. La giungla chiamava Eros e chiama in questo momento noi, quindi andiamo da Antonio, siamo collegati in diretta, ci sono gli altri fratelli, le piccoline. Ciao Antonio. Ciao Arianna, eccoci ciao qua. Ciao a tutti. Allora, ciao, buonasera. Ciao. Allora, siamo qui nel cuore del Circo Medrano con la famiglia Casartelli. Abbiamo Elio Casartelli e Ghisi Casartelli, che abbiamo ampiamente conosciuto nelle altre serate, insomma, gli altri giovedì. Mi sa che li conoscete quelli in studio, vero? Sì, mi sa che li conoscete. E poi Arianna, alla mia destra invece sono le nuove generazioni, le nuove leve, che questa sera sono Isabel, Michelle, Lilian e Sara. Questa sera in anteprima mondiale faranno un numero eccezionale, Arianna. Le piccoline? Le piccoline. Vediamo già un assaggio di quello che saranno da grandi, quando saranno le protagoniste del Circo Medrano, tra qualche anno però. Vedremo un piccolo assaggio adesso, un numero eccezionale in anteprima mondiale. Anteprima mondiale, quindi non perdete assolutamente questo numero tra pochissimo qui al Romanzo Familiare. A proposito di piccoline, c'è una piccolina che ha compiuto gli anni proprio questa settimana. E allora, com'è festeggiare il proprio compleanno al circo? Tra poco rivivremo insieme la festa di Isabel. È stato il compleanno anche della zia Ghisi, va detto. Però noi ci siamo concentrati un po' su quello di Isabel e i preparativi. Vediamo come preparano una festa i Casartelli. Ma domani mattina andiamo a prendere le bibite per la festa della Isabel, ok? Ci siamo? Mamma, mi senti? Sì. Ma cosa abbiamo organizzato? Noi abbiamo già fatto la torta e tutto. Ah, sì. Le bambine poi usciranno da scuola alle 4. Mm-hmm. E comunque ci sarà un'oretta per preparare Isabel, insomma, anche le sue sorelle fino alle... Ricordiamoci le candeline, perché sì, quello guai per le candeline. Bisogna prendere anche i pacchettini per farci i regalini, Sì. Sono tutti i suoi compagni di classe, di cui saranno, penso, 23, 24 bambini. La famiglia nostra in tutto saremo, io penso, un centinaio. Perché giustamente, avendo cioè, non puoi invitare su 23 compagni, ne puoi invitare 2 o 3. Li invitati tutti. Genitori, sicuramente, beh, genitori, sì. O la mamma o il papà, non so cosa chiamano. Sarebbe dove c'è il bar, dove c'è l'ingresso principale del... prima che si entra nel tendone. Vado a prendere le bambine a scuola. Ok. Ok. Dana? Bogdan? Mario? Dov'è la Dana? Dana? Questo, Sì. Dana, ascolta! Dana! Scusami, I bambini oggi non provano. Sì, mi ha detto perché, la... Ah, perché facciamo il compleanno di Isabel e non tutti i suoi amici. Sì. Grazie. Vedi la macchina? Se ce l'hai tu, ma io non ce l'ho. Piacerebbe, È il compleanno di Isabel e al circo fervono i preparativi per la sua festa. Io sono un tronista. Ti do un calcio. Tu sei la, come si chiama? Corteggiatrice. I compleanni miei io me li ricordo sempre, a parte divertentissimi, perché mio papà, sono 9 fratelli la famiglia di mio papà, sono 4 maschi e 5 femmine, e molto giocosi, specialmente con i bambini, piace fare gli scherzi, per cui io i miei compleanni me li ricordo sempre veramente molto molto allegri. Tu immagina, 9 figli, tutti sposati, tutti con figli. Tieni così un secondo.
miei compleanni da bambina erano sempre nella roulotte dei miei nonni, perché comunque tutto si svolgeva lì, super strettissimi. Io vorrei che lei non li vedesse i fiori, perché o glieli porto alla Sandy, gli chiedo se me li tiene lei, sì. Sennò li vede, non c'è più la sorpresa poi. Sandy, sei, ci sei? Me li tieni via? Perché se li metto anche da me sul letto, lei li vede, ok? Grazie. Il mio compleanno è il 23 agosto. Ti dico la verità, non sono come gli altri. Sì, adesso magari con i bambini, ecco, con i miei figli mi piace di più perché mangio la torta con loro mi cantano tanti auguri. Alla fine. Il più bel regalo che c'è è sentirsi cantare tanti auguri da chi ti vuole bene. Buona pace, va bene? Prendete la pancia, metterci film. Va bene? Sì. Beh, grandissimi preparativi, mamma e papà, Isabel, hanno fatto di tutto, comprese le sorprese per il tuo compleanno. Sei contenta? Sì, molto contenta. Hai visto quante cose hanno organizzato? In segreto? Sì. Ma Kinneret, Antonio ci diceva di quanto fossero divertenti i suoi compleanni pieni di tantissime persone. Tu magari puoi chiedere, possiamo chiedere a Ghisi, a Elio, com'erano i loro compleanni? Sì, sì, adesso glielo chiediamo. Avete sentito? Allora, i vostri compleanni? I nostri compleanni, innanzitutto ne sono passati già talmente tanti che sì. Facciamo finta di dimenticarceli. A parte questo, diciamo che in gioventù, nell'età dei miei nipoti, non erano così festosi, perché insomma qualche anno fa l'economia era un po' più negli anni 60, negli anni 70, diciamo, non erano così. Adesso cerchiamo di dare un po' di più ai nostri nipoti, pensiamo che se lo meritino. Ghisi, prendi il microfono. La cosa che colpisce chi guarda una famiglia di circensi dall'esterno, ma con tutto quello che c'hanno da fare, con lo spettacolo che continua, non si ferma mai, tranne i giorni di riposo, ma ci avranno tempo per festeggiare, per le feste familiari, come nelle famiglie cosiddette normali? Sì, noi cerchiamo di trovarlo. Sinceramente cerchiamo di tutto per fare un pochino di festa, perché è quello che ci gratifica un pochino, no? Sì, no, tutto il giorno lavorare, ci vuole qualcosa di diversivo, allora cerchiamo di festeggiarlo noi. E per i bambini, ma lo festeggiamo anche noi, insomma, tutto lì. E la festa alla quale sei legata di più? La festa familiare alla quale sei legata di più? Sinceramente il compleanno di mia mamma. È la grande Vallitogni, ecco, che più, salutiamo. Più cerchiamo di farle i compleanni a lei e più stiamo bene noi. Arianna, io volevo adesso chiedere un attimo alle bambine, tra l'altro che sono eccitatissime perché si sono preparate tutta la settimana per questo numero eccezionale che vedremo in anteprima mondiale tra poco, però non adesso. Adesso torniamo alle preparative per il compleanno. Papà, ho sentito papà prima, Isabel, che raccontava una cosa, che lui la sua festa, il suo compleanno è il 23 agosto ed è una data importante, però dice sì, siamo sempre all'estero e quindi non è che lo possiamo festeggiare in Italia qui, però voi gli fate un regalo eccezionale, che cosa gli fate? Con mia mamma prepariamo il tiramisù, con mia mamma. Preparate il tiramisù? Sì. E com'è che si fa il tiramisù? Io non lo so fare. Devi... E serve tante cose. Serve tante cose. I biscotti. È I vero? Biscotti, il caffè. Il caffè. Nesquik. Nesquik? Vabbè, pure con Nesquik. Questa è la variante Isabel Casartè. Va bene, è giusto, ma ognuno lo fa. Sai che cos'è? La cucina è bellissima perché ognuno è creativo, può fare le varianti. Tu ti ricordi come si fa il tiramisù per papà? Michelle? Sì. Vai. Allora, si prendono i biscotti, si prende il caffè, e si mette lo zucchero, poi si mischia, poi il mascarpone, poi dopo metti i biscotti dentro e i savoriardi e... Chi guardi? Michelle, chi guardi da là dietro? Chi è che suggerisce? È il nonno che suggerisce. È il nonno Elio. Ma il nonno Elio cucina? La televisione. No, assolutamente no. Al massimo due uova fritte. Però non so se hai notato, Arianna, adesso tu che ci conosci di persona,
Noi Casartelli siamo tutti grossi personaggi, come hai potuto vedere. Hai visto la stazza di tutti noi? Io stavo per quindi dire... Quindi la cucina non manca. È al primo posto. Io stavo per dire, voi Casartelli siete tutti belli. Questo stavo per dire, no? Che è vero. Sì, sì, ci sì, siamo, sì. Ci siamo incontrati, siamo scambiati queste cose. Ma sei più bello dal vivo, le ho detto, Elio. Una cosa che di solito beh, si diciamo dice... Diciamo che la televisione ingrassa un po'. Bravo, diciamolo. Diciamolo, finalmente. Siamo più belli dal vivo, non sapete che cosa vi perdete a vederci solo dentro la TV. E comunque, ma qui non c'è un compleanno speciale dei vostri che vi ricordate, è successo qualcosa? Davio? Un compleanno speciale era quando c'era mio padre. Quando c'era mio padre si faceva la sua festa e realmente arrivavano centinaia di persone da tutta Italia. Ed era bello perché noi eravamo giovani. E aspettavamo questo compleanno per festeggiare anche noi. Questo evento. Passavamo delle giornate intere. Dice Eros, era un evento. Sì, era un evento, veramente. Perché veramente, come dicevo, arrivavano tantissime persone. Ma anche non gente solo del nostro mestiere, diciamo. Anche gente ferma. Sindaci, vigili, come si dice... Cioè, arrivava di assessori, tutto, dottori, veterinari, amici che collaboravano con mio padre. A tenere la, come si dice, le amicizie con tutta questa gente, no? E allora al suo compleanno veramente arrivava tanta gente. C'è tanto da riuscire a catalizzare intorno a sé. Permetto che gli spettacoli non si effettuavano. Sì, sì. Quel giorno? Sì, era tutta una giornata di festa. Che poi magari possiamo raccontare il vostro papà, non so se Ghisi ha anche una foto o sbaglio del vostro papà. Ghisi, sì. Una foto, microfono. Sì. Ah, eccola qua, dammela a me che la faccio vedere mentre parli. Sì. Quale facciamo vedere? Questo o quest'altra? Mi è stato chiesto una foto che siamo un pochino tutti assieme. Sì, con Paolo VI. Eccola con qua, mio papà. Questa con Papa Paolo VI, tutta la famiglia Casartelli. Vedi, erano talmente tanti che facevano fatica a starci nella fotografia, giustamente. Sì. Ma non c'erano tutti lì. Non c'erano tutti. Perché molto mio papà è quello vicino a... Qual è il vostro papà? Sua Santità. Sulla sinistra di Sua Santità. Eccolo, sì. Ce n'ho un'altra, Arianna, del 1956, in bianco e nero. Mi sa che qui ce n'erano proprio tutti, vero Ghisi? Io dodicesimo. Guarda quanti siete. Eh? A noi ci hanno ricevuto tutti i papi. Tutti? All'infuori del Papa Albino Luciani, perché non ha fatto in tempo. Sennò andavamo anche da lui. Quindi c'è anche questo legame. E Ghisi, ma se dovessi dire, cioè dovessi raccontare la forza di questo papà che riesce poi a smuovere tante persone, a far sì che il proprio compleanno diventa un evento, che cosa aveva il vostro papà? Beh, è una grande volontà di fare, e ci attorniamo a tutti, di spingerci a lavorare e a fare sempre di più. Per arrivare sempre più in alto. Era qualcosa che abbiamo ancora dentro di noi. Per essere sempre i primi, speriamo almeno. No, dico, non ha capito la domanda. Non ha capito. No. Ti ha chiesto che cosa aveva di speciale papà che riusciva quando era aveva il suo compleanno. Aveva un gran carisma. Aveva molto carisma. Aveva un gran carisma. E riusciva comunque no, sa cosa, a tirarci anche tutti aiutava, dove lui aiutato ed aiutava tantissima gente e aveva un certo non so che sapeva farsi voler bene dalla gente, ma non un bene interessato, no, proprio una cosa si faceva voler bene dalla gente e ne ha aiutata tantissima di gente ancora oggi. Dico, c'è... Voi avete un po' ereditato questa capacità anche di accogliere gli altri? Beh, adesso sai cos'è? Prima c'era solo lui, che si doveva... dovevano passare per forza lui. Adesso siamo in tanti, allora c'è quello che può nascondersi, come io sono quello che normalmente mi nascondo. E perché? Perché sono forse un po' più...
timido, un po' più estroverso, non lo so. Ho un qualcosa che stare in mezzo alla gente mi... Adesso vedi, mi sto meravigliando che qui sto parlando, non riesco a capire il perché. Ma che normalmente invece mi blocco. E invece... Invece no, vedo che sto parlando e sono anche contento di questa situazione, perché per me è un'esperienza nuova, veramente. Ed è bella questa cosa che Keros ci dice, perché un po' ci dici come non si smette mai di conoscersi. Esatto. No? Uno pensa di essere in un modo, esatto, magari questa cosa mi blocca, e poi invece... Io pensavo, seduto qua, oddio, adesso inizia la trasmissione, mi comincia a venire la tremarella, pensavo sudare le mani, invece no, mi sento tranquillo e perciò sono contento. Siamo a casa. Grazie. Grazie. Antonio. Arianna, no, io volevo solo, visto che l'abbiamo ricordato, salutarlo ancora una volta, Leonida Casartelli, il nome, che è fondatore, no, della famiglia Medrano, diciamo così, il circo Medrano. Arianna, io vorrei, però sono curioso, sono rimasto con una punta di curiosità sull'ultimo filmato, voglio vedere come è andata a finire questa festa di Isabel. Certo. Isabel, la vogliamo vedere? Vediamo come è andata a finire questa festa, poi voglio sapere chi ci è venuto alla tua festa, a parte i leoni, le tigri, le giraffe e tutti gli altri animali. Vediamo chi c'è stato alla festa di Isabel. Salve. Io ho così tanti pochi, compri. Però la maestra di matematica aveva detto, io ti do i compiti e i compiti sono di buon compleanno. Sei. 9. Tanti auguri alla nostra bambina che sta diventando sempre più grande e più bella. Ti voglio tanto bene, mamma, papà e sorelle. La mia versettina. Non capisco. Per Isabel da nonna Velita. E la cartolina non la leggi? Tanti auguri dalla mia nipote. Bellissima Isabel, la nonna Velita. Questo da chi è? Sempre mio. Ah, tu due regali. Piacciono? Però ho speso tutti i miei soldi, perché ieri mamma ha pagato il nonno. Mamma, Michelle, ma no! Buon compleanno, almeno quello si può leggere. Tanti auguri. No, mamma. No, tanti auguri alla nostra sorellina Isabel. Ti vogliamo tanto bene, Minion e Michelle. Essere fiero di le mie bambine, sono fiero di tutte e tre le mie figlie, ci mancherebbe. Quindi oggi è il compleanno di Isabel e quindi sono fiero oggi di Isabel, però come sono ieri di Michelle e domani di Lilia, allo stesso modo. La cosa bella di Isabel è il carattere di Isabel. Isabel ha un carattere molto espansivo, molto, molto bello, quindi è una persona che si... ha un approccio alla vita molto, molto aperto, molto, molto dolce anche. E questo mi fa molto piacere. Non vorrei rovinare il compleanno della creatura. Il mio compleanno è stato bellissimo, sono venuti i miei compagni, abbiamo giocato e abbiamo mangiato la torta, 2 chili di torta. La festa è andata benissimo. Sarà troppo bella, molto molto bella. Alla nostra cara amica Isabel tanti tanti auguri di buon compleanno con affetto dai suoi compagni della terza. Molto bella la festa, sono felice per la mia festa. Dopo siamo andati un po' in circa a vedere lo spettacolo e poi mi hanno dato i regali. La cosa che mi ha fatto più contenta è che sono venuti i miei compagni, abbiamo festeggiato insieme, abbiamo fatto tutto insieme, questa è la cosa più bella. Io spero che le mie figlie imparino da me. Ognuno deve fare della vita quello che vuole, però una cosa che mi piacerebbe che le mie figlie imparassero da me sarebbe l'amore con cui faccio questo lavoro.
innanzitutto che apprezzino quello che faccio. Quindi domani che finiti gli studi, finite le scuole, che possano intraprendere questa strada, no? Nella quale sono già estradate, però sa male, la vita uno può anche cambiare, no? Non è detto che uno nasce, vive e deve morire qua, no, perché. Però ti dico la verità, alla fine il nostro asso nella manica, no? È che questa è una bella vita. E quindi alla fine penso che sia difficile lasciarla, eh? Ma te lo dico proprio col cuore, no? A una piccola bimba che si chiama Isabel. Bravo. Tutti questi c'erano. Eccomi, guarda che bella che sono. Mi commuovo. Isabel, ma ti sei commossa? Ti è piaciuta la festa? Sì. Ma ho visto tante cose belle, un po' sai che invidio i tuoi compagni, perché mica male festeggiare un compleanno in un circo. Io da bambino l'avrei voluto fare, ma non mi è mai capitato. Ho visto, cos'è che ti è piaciuto di più tra i regali che hai avuto? Ho visto quel bigliettino delle sorelline che ti è piaciuto particolarmente, vero? Sì. Non te l'aspettavi? No. Perché? Me l'hanno fatto le mie sorelle. E i fiori di papà? Anche lui me l'ha dato. L'ha portato, ecco qua, ve lo ripresentiamo ufficialmente, il piccolo presentatore Gabriel. È lui che ti ha portato i fiori? Ciao. Ma i fiori però te li ha regalati papà. Sì, giusto. E questi compagni di classe? Contenta che sono venuti tutti? Sì, non ma... proprio tutti però. Quelli che sono potuti sì. venire. Senti, Isabel, ma questa storia dei compagni di classe, da quanto tempo li conosci questi qua di Roma? Da tanto tempo. Da quando siete a Roma? Sì. Da 2-3 settimane, mi pare, 3-4 settimane, insomma. Sì. Da parecchio. E questi compagni che tu ci stai un po', no? Un po' di settimane a scuola, perché dovete sapere che tutti i bambini qua del Circo Medrano, della famiglia Casartelli, vanno, si inseriscono nelle scuole delle città dove si ferma il circo, chiaramente, e nelle grandi città come Roma si fermano un po' di più. Ma poi te li ricordi tutti questi bambini? Sì. Tutti? Sì, sì. Come fai a ricordare tutti questi bambini? Ho il foglio con tutti i loro nomi. Quel regalo che ti hanno fatto della fotografia ti serve proprio a ricordare tutti i bambini? Sì. Loro sono, Arianna, vogliono, sono ansiose di fare questo numero. Tra l'altro più avanti, questo è un rumore che lo dico per gli amici e le amiche a casa, voi sentite un rumore, un suono, insomma una serie di rumori alle spalle nostre, è lo spettacolo che va avanti, perché il circo, mentre noi stiamo in diretta televisiva, il papà Brian e la mamma Kinneret Casartelli stanno facendo i loro numeri, stanno eseguendo, ma forse riusciremo ad averli nella parte finale di questo collegamento, Arianna, tutti e due. C'era una cosa che mi colpiva, il tempo. E Isabel dice, li conosco da tanto, 2-3 settimane, no? Che uno avrebbe detto, ci conosciamo da poco, 2-3 settimane. C'è questo, cioè andando sempre in giro, cambiando sempre posto, che il tempo assume un'altra... Sicuramente assume un'altra... Però, come dici adesso, per noi la piazza di Natale è la piazza dove stiamo di più. E normalmente i 40, 50 giorni, per noi ci sembra... un'eternità. Invece poi viaggiando, allora fai una settimana per piazza, allora la cosa diventa un po' più spiccia, no? Diciamo. Quando eravate piccoli voi, i tempi erano gli stessi? No, 2 piazze alla settimana. Quindi tre giorni e quattro giorni, sì. E tante volte anche, cioè, succedeva che facevi un giorno, poi 3 giorni, poi... dipendeva la piazza, il paese, perché poi erano tutti paesi, Il circo non era grande come è oggi, era più piccolo, era più familiare, andavi nei paesi più piccoli. Elio, che effetto fa sentire Brian che dice vorrei che le mie figlie imparassero da me questa passione, no? E che
Poi faranno quel che vogliono, però questa è una vita così bella, cioè la mia vita, ed è una vita nel circo, è una vita così bella, e non esita a definirla così. Che effetto ti fa? Ma mi fa un bel effetto, perché vede è un po' la situazione, tutto quello che noi abbiamo trasmesso ai nostri figli, ai nostri padri, a noi, vedo che Brian vorrebbe trasmetterlo alle proprie bambine, alle proprie figlie. Quindi a me fa molto piacere. Crediamo molto in ciò che facciamo. Da nostro padre abbiamo imparato di perseverare e continuare a fare molto bene quello che facciamo. Mai di tralasciare nulla, di essere professionisti e perfezionisti. Questo, secondo me, è il maggior contributo che possiamo dare allo spettacolo. Tutto qua. Per quanto riguarda invece il contributo alla famiglia, i legami familiari, il circo li favorisce o li mette alla prova? Sicuramente Ghisi. Sì, perché essendo che viviamo... Si li favorisce o li mette sì, alla prova? Molto, no, io penso che li favorisce molto. Anche se c'è qualcosa, un piccolo screzio, finisce subito. Deve finire ogni tanto subito. Si litiga, se no sembra tutto... Qualcosina c'è dappertutto, Però essendo che si vive uno in faccia all'altro... L'ultima discussione con chi l'hai fatta? Con lui. Con Elio, perché? Perché gli ho chiesto qualche soldo e non me l'ha voluto dare. Elio, come? No. Come? Ma e lì è nata una discussione. È risaputo che le donne spendono di più degli uomini. Ecco la motivazione. Allora cerchiamo di tirare un attimino i remi in barca. Adesso sono finite le feste e il pubblico non è che viene più molto come nel periodo natalizio. E di conseguenza bisogna un attimino rallentare le spese. Ma se è una spesa necessaria, che cosa dovevo comprare? Se è necessario, Ghisi, va bene. Cosa... Al microfono. Il centro commerciale. Qui avevo visto qualcosina di carino. Un paio di scarpe, una borsetta. Niente da fare. Siamo femmine, no? Un bel paio di scarpe e una borsetta. È stato pure il compleanno di Ghisi. Per il compleanno non è arrivato niente. No, ma si sono già messe d'accordo. Che dici, Eros? Scherziamo. Si sono già messe d'accordo le due sorelle qua. Le due sorelle? Sì, lei e Liviana. Di andare fuori, hanno già detto, ci compriamo ognuno un vestito come, e noi paghiamo. Va bene. Perché giusto. Una ha fatto gli anni il 27 e l'altra il 30 di gennaio, allora si sono messe d'accordo. Quindi è stato, possiamo ufficializzare Ghisi che la cosa andrà così. Tu e Liviana andate, fate shopping e gli uomini della famiglia pagheranno. Grazie, noi ringraziamo. E noi paghiamo, Elio. Io pago. Ringraziamo. Elio dice io pago. L'abbiamo sentito. Devo dire che la cosa bella di questo romanzo familiare che scriviamo insieme a voi, alla meravigliosa famiglia che siete, insieme alle altre famiglie, è quando si riconosce che la propria vita è una bella vita. Cioè ci hanno colpito dei ragazzi molto giovani che ci hanno detto siamo qui per raccontarci e anche perché noi siamo... una bella vita, una bella famiglia e ora Brian ribadiva questa cosa, no? Visto che pensiamo sempre che vada solo tutto male e siete... grazie. Il problema non è questo, il problema è che molti non sanno quello che noi facciamo per mantenere questa vita e vogliamo continuare a farla, a dargli ai nostri figli, perché è importante. Questo è il problema. Scusa, no. Scusa, mi sono distratto, ho visto la tua cravatta in onda. Ah, quindi? E quindi ti avrei voluto chiedere tra un po', ma tu che lavoro, che cosa fai, che cosa facevi al circo? La cravatta è piena di elefanti. Ah, sì, hai ragione. Io diciamo che nasco acrobata, però alla fine sono passato al reparto animale, no? E con gli elefanti e le tigri ho lavorato per tantissimi anni. E niente, dopo 36-37 anni... Ho passato il testimone a mio nipote Brian adesso, è lui che fa tutto. Però mi piace costruire dei numeri, insieme anche ai miei fratelli facciamo... Cura la regia, dai. Un po' di queste cose. Cura molto la regia, no? Dello spettacolo. Sbaglio, ho visto anche la cravatta di Eros sì, in questo momento. Siamo circensi. Lui era maestratore di cavalli, E la sua cravatta credo che dichiari esattamente questo, perché è una cravatta piena di cavalli. Ma Eros è ancora in pista o sbaglio? Sì, ma ho dovuto tornare in pista, però è una cosa momentanea, perché abbiamo cambiato un cavallo
e dove lavorano sopra appunto Brian e Ingrid, e questo cavallo fa un po' il birichino, invece io riesco a tenerlo, allora, perché normalmente è mio cognato che li mandano. Però adesso... tu hai questo potere di tranquillizzarli, di... Sì, 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 conosco i caratteri, conosco, veramente conosco i caratteri di ogni animale, no? Allora cerco di... insomma, con me vanno un po' meglio. Che, ecco, dire, che diresti a chi ha paura degli animali? Come? Che diresti a chi ha paura degli animali? Beh, con gli animali non bisogna avere paura, bisogna fare solo attenzione, solo attenzione. Paura no, certo, non è che vado a mettere la mano in bocca al leone, perché sarei... Però normalmente... bisogna fare attenzione perché normalmente anche un cane tu lo accarezzi, questo ti morde, certo, no? Se no io mi riferivo a tutti gli animali, cani compresi. Bisogna fare attenzione, bisogna però conoscere bene i caratteri degli animali, che però è un talento che alcuni hanno e altri no. E vabbè, questo noi viviamo con gli animali 24 ore su 24 perché siamo sempre lì. Poi oramai siete di famiglia anche voi, ci vedete sempre, no? Sia al mattino, pomeriggio, sera, alla notte, prima di andare a dormire, fare il controllo, che tutto è a posto. E purtroppo è così, questa è la vita, è la nostra vita. Questa è la vita, questa è la vostra bella vita, e quando arriva un nuovo piccolo della vostra famiglia, ci sono quegli eventi, quelle feste che si fanno, e voi dove le fate? Prima abbiamo pensato alla festa, l'abbiamo vista insieme, e per esempio un battesimo al circo, dove si svolgerà? Siamo in ritardo, siamo. Ma Isabel, ti sei sciolto i capelli, ma ti devo ancora chiudere qua. Oh, non si riesce a chiudere sto bottone? Vai vedere la nonna. Ma se fai così ti rompi tutto, vieni qua. Mi hai ritratto questo qua dal vestito? Sì, sì, ho tolto tutto. Aspetta, che questo non va bene, è troppo largo. Così? Ecco, guarda, Ale. Questo? Fa vedere, amore, sì, ma bisogna pettinare i capelli. Corri, corri. Dove la spazzola? Ale. Scartini quelli lì, eccole là, Gioia, là. Oggi per la famiglia Casartelli è una giornata speciale. Al Circo Medrano si celebra un battesimo. C'è stato il battesimo di Michael. È stata una cosa un po' frettolosa, chiamiamola così, però molto bella. Il battesimo di oggi di Michael è stato organizzato in pochissimo tempo. Un po' per la fretta, perché tipo l'anno scorso non l'abbiamo potuto fare perché il bimbo era piccolino, il periodo di Natale, aveva 10 giorni, e quindi non l'ho fatto perché dicono troppo piccolo. Allora abbiamo aspettato e volevamo farlo prima di partire per la Slovacchia. Però poi dopo è successo che i miei genitori sono rimasti fermi a Rimini, e mia nonna anche non c'era, mia sorella non c'era, quindi abbiamo detto no, aspettiamo. Abbiamo aspettato, però l'abbiamo fatto qui a Roma, che è una cosa molto bella, dove anche è intervenuto Monsignor Pier Giorgio. Ah, Pier Giorgio è il parroco che ci ha seguito. È stata una figura emblematica per il mondo del circo, perché lui è quello che ha portato le innovazioni nella chiesa col circo. È una bravissima persona, un grande uomo, insomma. Poi ci conosce e sa che, insomma, le cerimonie devono essere ristrette. Michael, ti ungo con l'olio, segno di salvezza. Ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Michael, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Qui da noi battesimi, cresime, anche comunioni, sposalizi, alle volte anche qualche funerale, ma fa parte della vita anche quello. Però cerchiamo sempre di essere circoscritti dentro al circo, se è possibile farli. Penso che vengono un po' meglio, c'è più familiarità. Siamo più abituati a questo ambiente, siamo in casa nostra. Praticamente ci sentiamo a nostro agio. Tutti vicini, una bella foto. Fai ciao. Mandatemela la foto, Beh, e questo era il battesimo del piccolo Michael. E tutto dentro al circo, tutto sotto il tendone. Davide diceva, questa è casa nostra, ci sentiamo a nostro agio. È il vostro proprio habitat, ma anche per i matrimoni? Cioè, è capitato che qualcuno si sposasse sotto il tendone? No, ci si sposa fuori. In chiesa? In chiesa, e poi capita che qualcuno vuol fare la festa dentro al tendone, allo chapiteau, diciamo. Come? Sì,
voi lo chiamate tendone, invece si chiama chapiton. Chapiton. Che è già, è già, vedi, già svolazza lo chapiton. È una parola che proviene dalla Francia. Là lo chiamano chapiton. Chapiton. In modo, o sino poi c'è invece chi decide di fare matrimonio e festa in ristoranti o posti, diciamo, dove ma proprio di matrimoni, ma è capitato, può capitare che qualcuno di voi si innamori di una persona, di un fermo, di uno che col circo non c'entra niente? Oppure è difficile perché in fondo la vita, no, si concentra? No, no, non è difficile, anzi è facilissimo. Non sì? È... Sì, sì. È facile perché tantissime persone che non fanno parte del mondo circense, diciamo, quando si conoscono poi si sposano e vengono a far parte del nostro mondo. Poi normalmente queste persone, dopo un po' che praticano la vita circense, sono quelle più attaccate delle persone del circo. Cioè, purtroppo è così, però è vero. E il contrario, che uno si innamori di una persona che non lavora al circo e vada via? No, è capitato. Però dopo, se non è un anno, due, dieci, ma ritornano al circo. Tornano? Tornano. Non resistono? No, non resistono, no. So anche di qualcuno che è stato fuori per 20 anni, sì, poi non ce l'ha fatta ed è tornata, ma è tornato, scusate, ma Antonio, sogno o son d'esta? No, no, non sogno. Ciao Brian, ciao Kinneret. Buonasera. Ciao. Ciao Arianna. Ciao, benvenuti, come siete belli. Guarda, vi assicuro che non era niente di organizzato. Sono arrivati giusto in tempo per vedere in anteprima mondiale il numero delle loro figlie, della nipotina Sara, Isabel, Michelle, Lilian e Sara, in anteprima mondiale. Adesso gustiamoci questo numero e poi lo commentiamo insieme. Allora, Arianna, voi siete pronti? Noi sì! Lo studio è pronto? Pronti! Allora, ragazze, 1, 2, 3, via! Piccole artiste crescono, si sperimentano, giocano. Bravissime, bravissime, guardate! Vai Antonio, Brian, presentaci il numero! Siamo rovinati. Che dice? Allora, che ha detto Brian? Ho detto, se questo è il futuro siamo rovinati. Ma sono piccolini. Ma sono... Guarda, sono convinto che Kinneret è più buona. Sono piccoline. Cioè, sì, insomma, hanno appena iniziato. Speriamo che, insomma, che migliorino col tempo. Speriamo. Ma no, insomma, siete proprio veramente, guarda, ma un po' di amore materno e paterno per queste bambine che si sono prestate. Senza vergogna, queste bambine sono. Allora, Isabel, c'ha un nome questo numero? No. Delizia. Ah, Delizia. Delizia, delizia. So che volete fare una cosa anche per giovedì prossimo, vi preparate? Speriamo un po' meglio, eh? Un po' più a tempo, un po' più... Sì, lo prepariamo, però più bello di questo. Ok, ok, ok. Vabbè, allora diciamo che questa era una prova generale, vero Brian? Sì, sì. Poi giovedì prossimo... Speriamo che sia meglio, per il pubblico. Brian, ma allora, che... dall'inizio noi... No, scusa, perché Brian ha suggerito qualcosa, ha detto un po' più cosa? Cosa dovrebbe avere? Io in sincronia. Ah, ecco. In sincronia. Ognuno andava per i cavoli suoi. Un po' più a tempo. Allora, Kinneret e Brian, siete arrivati, noi siamo dall'inizio di questo capitolo vostro, della famiglia Casartelli, del romanzo familiare, stiamo parlando dell'importanza della festa, no? Della festa privata, della festa in famiglia, nonostante lo spettacolo che deve andare avanti, perché non si può fermare lo spettacolo, quindi riuscite a ritagliare del tempo. Abbiamo visto il compleanno di Isabel, abbiamo visto il battesimo di Michael, quindi quanto è importante per la vostra famiglia, vostra specifica, di Kinneret e di Brian, la festa privata, la festa familiare? Beh, è molto importante, soprattutto in una realtà come la nostra, dove ci si vede tutti i giorni, si lavora insieme, quindi è un momento in più
È un momento in più per stare più insieme, quindi un altro momento quotidiano per stare insieme, quindi è molto bello, no? Kineret, e per le bambine questa festa è stata... Isabel si è anche commossa, l'abbiamo visto nel filmato. Leggendo la cartolina che le hanno scritto le sue sorelle, è vero, si è commossa, sì. Beh, Isabel quest'anno veramente ha voluto fare le cose un po' in grande, perché ha voluto invitare tutti i suoi compagni di scuola, cosa che insomma non avevamo mai fatto prima. Avevamo sempre fatto una cosa un pochino più in famiglia, tra virgolette. Mentre quest'anno ha invitato i suoi compagni, ha invitato le maestre, poi li ha invitati a vedere lo spettacolo, si sono molto divertiti, lei soprattutto, era molto molto felice quest'anno. Infatti l'abbiamo vista commossa. Ma io vi guardo luccicanti, ma posso chiedervi questo vestito che cosa è? Beh, noi abbiamo, sì, per il finale dello spettacolo, io e Brian siamo vestiti in questa maniera. Perché adesso lo spettacolo è fatto, vediamo la gente, Arianna, vediamo la gente uscire, stiamo cogliendo infatti un altro momento importante, no, dello spettacolo, cioè la conclusione. L'uscita del pubblico. Arianna, sì. A te. Sì, pensavo, riflettevo su quanto, no, Brian e Kinneret siano lucidi e anche severi, cioè il numero sì è migliorato, però insomma amorevolmente severi, no? Il numero va migliorato, non dicono l'ha fatto mia figlia, allora è meraviglioso, no? Come facciamo un po' noi mamme, che è tutto straordinario quel che fanno i nostri figli. E pensavo un po' anche, siccome domani c'è un'altra famiglia, ci sono i leoni, 10 figli, e ci siamo tanti concentrati sul discorso delle regole, no? Dell'educazione. Allora mi chiedevo che tipo di genitori siete da questo punto di vista, cioè questa severità, ci sono delle regole fisse, cioè delle regole elastiche, chi di voi cede di più? Lo dicono le bimbe o i grandi? Non so, rispondo io? Sì, vai. Beh, sicuramente ci sono delle regole in famiglia, molto severe, specialmente l'orario di andare a letto, anche perché al mattino si svegliano con molta difficoltà, e poi insomma regole dei compiti per la scuola, insomma ci sono parecchie regole. A che ora si va a letto? A che ora si va a letto? Alle 9. Isabel, e tu a che ora vorresti andare a letto? Scusa, hai 9 anni? E alle 10. E che devi fare fino alle 10? Mi diverto. E invece alle 9 a letto? Sì. Purtroppo sì. Le regole sono regole, che vuoi fare? I vostri genitori, Brian, erano come sono stati con te a proposito di regole? Beh, normale, severi, come deve essere. Il genitore deve fare il genitore, quindi deve essere severo. Deve insegnare, altrimenti poi viene la maleducazione, viene tante cose che non sono belle in un bambino. Il bambino deve essere bambino e deve essere educato. E quindi si cerca di fare attenzione a questo. Le regole, Antonio, ci stiamo per salutare, ci salutiamo così. Sì, no, una domanda secca. Chi è più severo tra voi due? Beh, sicuramente io. La mamma? Beh, sì, io passo anche molto più tempo con loro, Il papà è più occupato magari durante lo spettacolo, ecco. Io passo più tempo con le bambine, anche la mattinata Brian la passa sempre con gli animali, durante le prove, io no. Avrei detto il contrario, Arianna. Sì, con questo è tutto, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti, ciao Elio, Ghisi, Brian Kinneret, piccole, grazie davvero, ciao Antonio, grazie Eros, grazie Davio per essere stati con noi, davvero, per averci fatto entrare in casa vostra, davvero è un onore. Ciao a tutti, noi ci vediamo domani.